professor Cioci, lei che è stato il fondatore dell'AMAR, che per tanti anni l'ha guidata, è chiaramente molto vicino alle esigenze dei malati reumatici. Le chiederei di raccontarci che cosa è stato fatto negli ultimi anni per i malati e un suo commento appunto su queste attività. Ma la nostra associazione è stata fondata nel 1985, pertanto sono già passati moltissimi anni. Abbiamo fatto un percorso pieno di difficoltà, perché cosa strana, pur essendo le malattie reumatiche le seconde in ordine di frequenza delle tutte le affezioni, quelle più note ovviamente, e abbiamo incontrato queste difficoltà che erano insormontabili perché erano poco conosciute, questa è la verità. Abbiamo fatto dei passi, senza esagerare, io oserei dire da gigante, innanzitutto perché siamo entrati nel vertice delle conoscenze reumatologiche in Italia e fuori Italia, ma operativamente siamo entrati anche a livello europeo, dove siamo oggi rappresentati in maniera soddisfacente. Per i malati abbiamo fatto una lotta continua legata all'immissione di nuovi farmaci per i quali i malati reumatici non potevano averli dal Servizio Sanitario Nazionale, non erano coperti dalle spese. Abbiamo fatto anche una lotta particolare perché alcuni nostri farmaci che sono insostituibili determinano degli insuccessi, diciamo così, tanto per intenderci, anche a livello dello stomaco. Allora non c'era la possibilità di poter usufruire dei farmaci che proteggevano lo stomaco. Da un punto di vista operativo queste sono conquiste importantissime per i malati. Abbiamo dato un assetto diverso, e non solo sul piano teorico ma anche pratico, dei servizi di reumatologia. Quello che siamo riusciti anche a fare ultimamente con l'immissione dei farmaci biologici è che la gente non deve fare questi trasferimenti da regione a regione, perché in alcune regioni si possono dare, in altre regioni non si danno. Adesso c'è una più equa distribuzione, anche se questo non è tutto completamente svolto. C'è il problema, per esempio, che questo crea, tra gli altri, il problema legato ai lunghi tempi di attesa. Regionalmente devo dire che la nostra associazione è stata presente ovunque, e in alcune regioni, specie quelle del nord, sono riusciti ad avere dei grandi successi, nel senso che si sono ridotti notevolmente i tempi di attesa. Questo è per disegnare a grandissime linee l'operato che è stato fatto e che io riterrei molto per i malati reumatici, anche per i parenti che si sobbarcavano spese enormi, sacrifici enormi, e adesso questo qui un po' meno, insomma qualche risultato è stato raggiunto. Professore, e in prospettiva che cosa c'è ancora da fare per i malati? È migliorare l'assetto assistenziale, cioè c'è una cultura diversa. Oggi non si assiste più il malato perché è malato, e questo è un obbligo per i medici e per la classe dirigente politica, ma si assiste il malato anche per le implicazioni sociali. Allora ci stiamo battendo per un riconoscimento diverso dell'invalidità, che è ancora misconosciuta. Non c'è una legge, una norma perlomeno, anche a livello regionale, no, in alcune regioni per fortuna c'è già, ma non c'è una norma che sia che possa essere applicata su tutto il territorio nazionale, in cui i malati reumatici vengono riconosciuti gente invalidata. Cioè, per esempio, per quello che succede per le lesioni agli arti, eccetera, per cui quello non deambula, eccetera, questo qui non è ancora, vengono diagnosticati e riconosciuti per la loro invalidità solo motoria, ma questa è un'invalidità che è evolutiva, c'è una cultura diversa, e questo speriamo di raggiungerlo in tempi relativamente brevi, anche se questa operazione è iniziata ormai da 5 anni. Cerchiamo di essere un po' ottimisti.